Riprendiamo i nostri piccoli video aventi sempre come tema il paradiso terrestre ed in particolare la cacciata dal paradiso terrestre dei nostri progenitori Adamo ed Eva. La cosa curiosa è che fin da piccolo ero stato attratto, incuriosito dall'episodio biblico della Genesi. La cosa, ripeto, mi risulta strana perché non sono stato un cattolico fervente, né soprattutto un quantomeno un praticante, ma paradiso terrestre con la cacciata da Madeva mi aveva sempre incuriosito. Iniziando poi a studiare medicina, in particolare specializzandomi in ginecologia, un'altra cosa che mi aveva addirittura ancora di più incuriosito e anche mi faceva dire delle domande è la, diciamo, punizione che Dio commina da Adeva, e cioè quella di partorire con dolore. Infatti, Dio aveva proibito ai nostri progenitori di mangiare il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, dicendo loro che se lo avessero fatto sarebbero morti. Vedremo poi come in realtà questa minaccia, questa non verrà mai messa a frutto perché i nostri genitori non muoiono per aver mangiato il frutto dell'albero della conoscenza, così come d'altra parte aveva detto a Eva quello che poi diventerà il serpente. Cioè, Eva diceva: Dio ci ha detto di non mangiare, altrimenti moriremo. Il serpente antropomorfo dice ad Eva: no, è un albero, un frutto molto buono. Cioè, poi non, se voi mangiate, state tranquilli che non morirete. In effetti sarà così perché Adamo ed Eva non muoiono, ma vengono solo cacciati dal paradiso terrestre. E vedremo poi che questa contraddizione nella Genesi, che non è la sola, è di particolare importanza per la vita, no, di tutti i giorni, per la nostra esistenza. Anche se può sembrare strano, ma ricordiamoci che Platone, nel Timeo, Platone non era certo uno stupido, aveva detto che per capire la storia, la preistoria dell'uomo, spesso dobbiamo, in assenza di una storia scritta, dobbiamo ricorrere ai miti. Abbiamo detto che nel paradiso terrestre, cioè che per quanto esistono moltissimi studiosi della Bibbia che sono riusciti a dimostrare, così come abbiamo visto Keller, il fatto che la Bibbia è tutta vera in ogni singolo particolare, abbiamo visto come il diluvio universale sia un mito, una storia che troviamo in moltissime culture, in tutta l'Europa, l'Asia Minore e addirittura anche in altri continenti. Abbiamo parlato del poema di Gilgamesh, in cui la storia di Noè viene raffrontata con la storia che il progenitore dell'eroe Sumero racconta al figlio, e abbiamo evidenziato le assolute similitudini. Ma il paradiso terrestre non può essere riportato neanche in un mito, perché in una storia, perché il paradiso terrestre, secondo noi, rappresenta la metafora del passaggio da scimmia antropomorfa a Homo sapiens. Quindi la scimmia antropomorfa, per sua definizione, non può essere autrice della storia, perché neanche come tradizione orale può aver lasciato nulla. Rientra nel mito nel senso che nel nostro immaginario collettivo, quello di cui parlava anche Jung, esistono delle storie molto antiche che lavorano nel nostro cervello. Speriamo di non avervi confuso le idee. Comunque, perché Eva avrebbe dovuto essere punita con il parto doloroso? In fin dei conti, la cacciata dal paradiso terrestre era per i nostri progenitori una punizione veramente grande, perché fino a quel momento loro non avevano nessun problema, non dovevano lavorare, non dovevano affaticarsi, non avevano malattie, trovavano sugli alberi tutto quello che era per loro desideroso, buono da mangiare. Non dobbiamo pensare a fare il raffronto con le scimmie, in quanto mangiavano solo, che ne so, foglie e frutti, ma dobbiamo immaginare una specie di albero della cuccagna, un posto dove sugli alberi, per noi moderni,
crescessero, che ne so, le carbonare, le cassate siciliane, e che noi basterebbe allungare le mani, per noi basterebbe allungare le mani per mangiarle senza faticare, senza nulla. L'altra cosa importante, molto importante, è che loro erano inconsapevoli della morte, in quanto prima che di aver mangiato il frutto proibito, non avevano coscienza di essere mortali. E quindi pensate che cosa bella non avere quella dannazione che noi abbiamo di sapere che prima o poi dovremo morire. E questo poi lo spiegheremo in maniera più particolareggiata, perché è una contraddizione del fatto che Dio dice: se mangiate il frutto morirete. Il serpente gli dice: no, mangiatelo e non succederà nulla, non morirete. E in effetti Adamo ed Eva non muoiono, vengono cacciati al paradiso terrestre, ma non muoiono. Tornando a noi, se noi diciamo, la punizione di Eva di partorire con dolore è perfettamente in linea con l'ipotesi che la cacciata al paradiso terrestre sia una metafora del passaggio da scimmia a uomo. La scienza, Darwin, che pure a cui dobbiamo veramente molto, non ci dice altro che gli uomini sono passati dalla scimmia antropomorfa, l'Australopithecus, all'Homo habilis, poi l'Erectus, fino all'Homo sapiens. Ma quali sono stati i due fondamentali cambiamenti avvenuti nell'uomo in questo periodo? Uno è che si è messo in stazione eretta, e l'altro che il volume del suo encefalo, e quindi della sua di conseguenza della sua scatola cranica, è passato da meno dei 500 cc di un Australopithecus ai più di 1600 di un Homo sapiens. Quindi il parto è diventato molto difficile, perché l'ingresso della pelvi umana, l'ingresso della pelvi umana in antero posteriore è più stretto del diametro fronto-occipitale del feto. Quindi il feto non può entrare nel canale da parto direttamente. Esistono, poi vediamo in questa diapositiva, esistono altre scimmie come i macachi in cui, diciamo, lo spazio tra la coniugata antero-posteriore dell'ingresso del bacino e il diametro fronto-occipitale dello del macachino, dello scimmioncino, è molto poco, ma c'è pur sempre uno spazio. Nell'uomo ciò non accade. Il diametro fronto-occipitale dell'uomo è maggiore del diametro antero-posteriore dell'ingresso del bacino. Allora cosa deve fare? Deve fare tutto un percorso davvero difficile, una prima rotazione ed entrare nel bacino in obliqua, perché l'ingresso del bacino, il diametro obliquo è più grande del diametro antero-posteriore. Una volta entrati in obliquo, deve di nuovo ruotare e portarsi di nuovo in antero-posteriore ed uscire infine dalla vulva in antero-posteriore. Tutto ciò fa sì che il parto della scimmia dell'uomo, dell'ominide, è il più difficile non solo di tutti gli altri mammiferi, ma anche di tutte le scimmie antropomorfe. Un'altra particolarità davvero interessante è che il neonato nell'uomo nasce con l'occipite rivolto indietro, verso la madre. Quindi, se anche in un parto avvenuto autonomamente l'Homo sapiens, la femmina dell'Homo sapiens, volesse afferrare la testa del bambino e portarsela al petto per allattare, ciò non è possibile perché avrebbe sulle sue mammelle la nuca del bambino e quindi non sarebbe possibile. L'operazione di girarlo può sembrare strano, però possiamo fare una prova con un bambolotto. Si vede come non è possibile da sola fare questo, girare il neonato e portarselo al petto. Per cui fin dai primordi il parto della donna, essa parte durante il travaglio vero e proprio, proprio al momento della nascita,
in qualunque modo fosse nato questo bambino, questo neonato, necessitava di qualcuno di fronte che prendesse il neonato, nella maggior parte delle volte, perché ci può essere pure il neonato che nasce con la faccia rivolta verso la madre, però sono piuttosto rari. Quindi questa persona di fronte deve afferrare il bambino, girarlo e porlo sulle mammelle della madre. La persona che sta di fronte è un obstat, da cui il termine ostetrica, che ha dunque un significato veramente antropologicamente molto forte.